mia mamma l'aveva messo sul negozio prima che il mio papà avesse aperto la panetteria. Mio papà più o meno le 40 anni che su panetteria, o 42, mi pare nel 60 che ha messo su. E mia mamma la aveva prima, la mia faccio tanto, però forse per inviarsi via un po' uscì, la metto su un negozietto. Dopo quanto il mio papà ha deciso da avere una panetteria lì, gli è più fai. E continuo andare avanti con la panetteria e basta. Quando mi ha finito tutto in prestin, che mi ha tutto il mio pane a disposizione, a preparare il mio pane, e paese per paese, i miei depositi anche lui, la società, comincia a fare la clinica, che lui ha bisogno del pan presto, va a fare Santa Maria e man mano viene in dentro a fare la valle. Fin denta rossa, fagli tutti i paesi, paesin per paesin e via. Dopo dove vai? Agrum. Matilda, dove vai dopo? Agrum. Il tuo gerlo? Aspetta, guarda che sono troppo corte queste braccia. Sì, fanno il cazzo. Fai viola, aspetta. Come qui. Ah. Mi? No, metti qui. È grande di cuore di tutto, eh? Grazie di te. Salute. Sotto l'asinello. Grazie mille. Voilà. Grazie. Buona giornata. Grazie per tanto. Diversi anni fa avvenivi dentro molto più seccargata mi de pane che adesso. Perché bisogna dire che questa Val Calanca qui, vun comeur o che mai quel carro in piazza. E sicché ogni anca passa, ogni vun comeur è sempre una persona in meno che è. E sicuramente anche questa roba qui la migro sono la risentita. Ecco, ma no, se non più. Ok, ciao. Ciao, a domani. Comincio a fare il giro, porto la posta a casa mia, poi vado dal signor Ariste Capriori, un signore anziano che aveva sul ristorante. Dopo da lì vado dalla signora Alice Luzzi, anche lei anziana, e dopo vado dalla signora Sabina Spingler, che è sindaco di Cauco e ha un piccolo negozio qui vicino alla posta. Fa un po' di tutto, vende un po' di calze, vende un po' di tutto comunque. Dopo vado dai signori Cotti, che sono anche loro anziani, vengono da Zurigo e hanno trovato bene il Cauco e hanno preso una bella casa. Dopo vado dalla signora Luciana Peretti, che è contadina, lei e suo marito. E poi vado dalla signora Scolari Maria, che è un'anziana anche lei, 90 anni. E dopo il mio giro si conclude qua. Qui nel paese ci sono solo persone anziane, fuori che io e mio marito. Ciao. Ciao, ciao, buona giornata. Grazie altrettanto. Ciao, grazie. Quando arrivavo alla Migros, venivano qui 5-6 persone, anche 7, e si chiacchierava più del meno. Era comodo perché erano tutti uniti. Adesso con essa che non c'è più neanche la Migros, ormai anziani ognuno rimane a casa e c'è la postina che va ogni tanto a vedere come stanno, o la mattina quando vado a fare posta, magari dopo pranzo, se no non vedono mai nessuno. Ciao Sabina. Ciao, Renata. Altra posta te l'ho lasciata in sì, casella, eh? Buona grazie, giornata. Ciao. Ciao. Gli anziani si trovavano bene con il camion della Migros. E c'era una coppia in Arvigo. La coppia l'hanno chiusa apposta per via della Migros.
Adesso non trovo giusto perché l'amico dice che non guadagna abbastanza, che siano loro a lasciare la gente a piedi. E prova a in calanca d'inverno a vedere quanti cammin che gecca fuma. E è pochissimi cammin che fuma, perché la gente sta mia denti, va via. Vedi anche a mia, potrissa fa un disin di no, guardando perché, insomma, è più se la spesa che l'impresa d'inverno. Che nessuno in val. E anche sicuramente metti un negozio, insomma, ti dovresti avere anche un gran pezzo di stomaco. Quando sono entrata alla Migros avevo deciso faccio 2 anni e poi cambio lavoro. Solo che dopo 2 anni le prestazioni, il lavoro e tutto mi piacevano troppo perché stavo troppo bene e così. Fatto sta che al posto di 2 ne ho aggiunti altri 20 e adesso sono 22. Perché sei fuori nelle valli, così con la gente, sei in giro dalla mattina alla sera, cioè d'estate 44-48 gradi sul camion, cioè muori dal caldo perché veramente non lo sopporti d'estate. Ed inverno sei fuori al freddo, acqua, neve, così, specialmente gli autisti, catene, non catene, sotto il camion e così. Però era divertente, cioè qualcuno che non ha provato questo lavoro e che non sa com'è, non si immagina cosa si prova. Per lui ci tratta bene, anzi. Ho conosciuto tantissima gente, gente anche dolce, gente che veramente ti rendi conto che ti vuole bene, che apprezza il servizio che fai verso di loro e così. E poi ho conosciuto tantissimi paesi, che prima non sapevo neanche dove erano, e ho visto le bellissime valli e poi appunto la gente che da una valle all'altra, se vuoi, è diversa. E questa per me è stata una bellissima esperienza, conoscere i caratteri diversi e così. Era bello. E io sono sicura che un lavoro come questo non esiste da nessuna parte, un altro lavoro così. Loro hanno altro. Sorgeva, ne abbiamo anche noi euro. Noi le diamo. Loro tirano su, ma dopo io devo pagare. Ma hanno ragione, perché tanto noi qua dobbiamo svuotare, dobbiamo vendere, no? Che non venite più. Sì, allora, dispiace anche a noi. Veniamo all'amico. Lo stesso però ci hanno detto che non, fino alla fine d'aprile poi non viene più. E questo ci spiace moltissimo perché è utile, ma non solamente per noi. Io ho sentito l'altra volta anche le signore anziane che scendevano dall'Anderenca che si lamentavano per questo, perché è un servizio, io penso, un servizio buono per la valle. Io mi domando perché non venite più. Non si può saperlo. Ok, mezza giornata è andata. Con l'Heidi qualche battibecco c'è sempre stato, però in linea di massima sempre, ci siamo trovati sempre bene, anche lei perché è sempre sorridente e anch'io ho cercato di fare sempre così, anche se avevo qualche problema, non ho mai dimostrato, sono arrivato sempre più sorridente e questa la gente piaceva tantissimo. La gente certo pensava che io e l'Heidi eravamo degli amorosini o con un rapporto più di occhi lucidi, ma non era proprio così perché noi cercavamo sempre di essere sorridenti e fare bene anche il nostro lavoro, anche se qualche volta magari facevamo qualche battibecco assieme. Ormai la giornata era abbastanza lunga e ci si arriva a fare qualche discussione. Chiaro, non andava sempre liscio, però in linea di massima tutto è funzionato bene. Questo lavoro è bello per quello, se si va d'accordo con la cassiera è un bellissimo tipo di lavoro. Io prima l'ho detto,
Quando ci fermiamo a mangiare, che ci sono tanti altri autisti, anche loro sono molto, erano molto invidiosi che noi eravamo sempre in compagnia, in bella compagnia di una bella signorina magari, e loro erano abbastanza invidiosi, dicevano se potevano farla anche loro la domanda di venire alla Migro, e dicevo affrettatevi perché prima o poi i camion verranno tolti, infatti tanti non hanno fatto ancora tempo. Sì che ascoltano. Ecco Irma, tutto per te. Ecco, bravi, grazie. Bravi, grazie. Piano, eh? Ma per forza. Chi va piano va sano e va lontano. È gioco a Portezzano. È una cliente da tanti anni. Ecco. Solo che adesso fa fatica a camminare, così. Allora lei viene qua e gli facciamo fare la spesa proprio qua, perché la fermata sarebbe molto più in su, no? La Irma di Arvigo è una persona di 92 anni, anche lei si è molto affezionata a me, anche perché dopo, nell'orario della pausa, noi facevamo la spesa e dopo le dovevamo portare lì a casa, lei mi preparava il caffè, il grappino e anche, se volevo fare un riposino, anche il lettino. L'altro giorno ci ha detto tale quale, no? Ci ha detto, sai, a me dispiace che tolgono il camion della Migros, ma forse neanche tanto per il camion della Migros, ma per voi, per ti che te sei scidulza e al me Antonio chi lei adora proprio l'Antonio, ecco. E come la Irma adora l'Antonio, ci sono tanti altri che gli vogliono veramente bene, no? Vuoi una mano, Irma? No. Quella mica su, eh? Ecco, brava, ti sei scottata, ne? Dai, vieni a bere il caffè. L'ultima volta lo beviamo assieme, dai. Mi sarei abituata. Ecco, che loro dopo i miei beffi caffè mi facevano due parole insieme. L'era già bella, adesso. Parli con i muri, con i gatti. Ce l'hai il gatto? Ah? Sono quattro dei gatti. Appunto, l'altra volta lo visti in giro, no? Che? Gatto non è. Però ormai è gandana, eh. Dopo lo bevono. Boom! Irma, io ti saluto. Ciao. Buona continuazione. Ciao. 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 Ciao, la mia cara. Ma vieni a trovare, eh? Sì, carina. Ciao. Ciao, Zeddy. Ciao, Dulce. Ciao, Irma. Ciao, Dulce. Ciao. Ciao. Stai in gamba, Dulce. Ci vediamo sicuro un'altra volta. Non ti vengo a trovare. Grazie di tutto. Ecco, grazie a voi altre, Dusi. Ciao. Ciao, Irma. Ciao, ciao. Ciao, il caffè, ma tu mi... Andando in tutte queste valli, tu devi imparare un po' i dialetti di certe valli, perché tante volte ti chiedevano cose, tu non sapevi neanche cos'erano, no? Sì, tipo, la sfera, no? Che è, su nelle 100 valli, è il gerlo, no? In un altro paese, a Malvaglia, dicono tu che c'hai i ball? Cosa sono i ball? I patati. In un altro posto la crenga e così. Se uno non lo sa cos'è la crenga, cosa gli dà? La crenga è la formagella, no? L'allenatore del Monte Carasso. Cosa ci passo di qua? Gioca a calcio con me. Giorgesin. Alice nel paese delle meraviglie. Questa gente, ho passato bellissime giornate con loro, mi hanno sempre, anche se ho fatto dei miei sbagli, magari qualche coordinazione, non gliel'ho portata perché io sono abbastanza smemorato, loro mi hanno perdonato, quindi meritano che io andrò a trovare, senz'altro andrò. Ecco donne! Mi ricordo una sorpresa, ma di Alice. Dopo gli do il bacino. Io sono sindaco di Cauco dall'inizio di quest'anno e
Siamo un paese proprio piccolissimo, con pochissima gente, e per noi è proprio un'era che finisce con quest'ultimo giorno che è arrivata la Migros. Fino a che sono stato a Cauco era sempre questo incontro al mercoledì per la gente di trovarsi alla Migros. Io penso che è un po' tradire le ideali che Duttweiler aveva una volta. Dall'altra parte penso che è proprio peccato qui che non continua più con questa tradizione, è proprio una tradizione anche. Aspetta, non me lo dici allora. La gente anziana non è abituata a prendere la posta, insomma, per qualsiasi cosa. Non si muovono tanto dal paese e non so se alcuni sono già troppo anziani a cambiare ancora questa idea. Però in sé lo troverò molto bene se la gente andrebbe un po' più anche con la posta, sia per il negozio in Arvigo o anche fino giù in valle, né? Perché anche con andare un po' in giro si vede altra gente, si vede un po' altre cose. Ho ricevuto delle lettere anche dalle mie clienti, anche perché loro conoscevano anche la mia famiglia. Questa qui è una nonnina, si chiama Olga. Contraccambio i saluti con tutto il cuore, gli auguro tanta salute a lei e alla sua famiglia. Mi ricorderò sempre nelle mie preghiere per lei e per la sua famiglia. Saluti, Olga. Noi mo qui un ritrovo alla Migros. Ecco, ciao, e via questo fai, e queste facce, e via, dopo c'è stato Rocha. Chi veniva in vacanza, mo si salutava, dopo si su la Migros a scherzare, poi chi veniva con la Migros. E rite scherzare, l'era un ritrovo il mercoledì, eccole, quel che adesso è tutto che rincresco a via la Migros. Non mi credevo, mica che il dice guarda che la Migros la ven più. Finché io dico guarda che mercoledì fa la provvista perché è proprio l'ultima volta. Mi però pensava che di impiegati, mi ha pensato che venivi stessa una volta in paese a spiegare la roba chi può più venire e anche a ringraziare di sol come ho dato, perché solta non mai ne portavo io. Come lei? Ascolta, carino, tanto porto l'allaccio. Sì. Guarda pure un pacchettino di piccole confiture per i pini. Ok, senz'altro. C'è gemme di pino. Sì. Lei le... Eh? Un grazie al personale di vendita sui camion. Grazie agli ideatori del servizio per circa 30 anni. Per quelli che lo sopprimono, nessun commento, perché non lo meritano. Bella questa. Troppo bella, siete troppo forti. Chi l'ha fatto? Te? Chi è che l'ha fatto te? Che stampon chi è quel che ho il mio padre quando ho il negozio. Ecco, sì. Domenico Ferdinando, negozio audio. Allora il mio padre faceva sempre stagione e l'era via, veniva d'inverno con la famiglia e dopo faceva stagione. Al militare non malò, c'è poi la polmonite e le restò sempre debole dalla polmonite e le ho più da staccare. A capo di mica non fa lavoro da campagna, ho una sotto impresa, allora ho deciso di mettere su un piccolo negozio. E l'era del 32 quando ho messo su questo negozio. E qui ora si fa vedere che la stadera con tutti i pesi, il 20 gram, il 10 gram, e perché teniamo sì per ricordo, e dopo mica anche vergogna da fare di questo, mica c'è papà gara, perché è che il cotaio ha il sbrinzo in cantina,
E lo sempre, lo mai nato fuori dalla casa, lo tieni sempre come ricordo, ecco, anche a tagliare giù il salame in sì. E dopo mi sono sempre una cinanza con sto negozio, finché occorreva la voce che la guinti in sonda venire la Migro. Allora, se la vien la Migro, mia padre mica fa i prezzi dalla Migro, e le mie che comincia che sarà sul negozio e che dopo va innanzi con la mia piccola azienda. Le nadvi la scuola, le nadvi la posta, che le ricchi, che l'avevi chi vicino la posta, ma più abituata con la mobile. Ne. Adesso va via la Migro. Speriamo qua che mi chiedi il prezzo, comunque c'è da sarà la gesa, allora, almeno quel da vic. Ma che sono? La prima e la seconda. Attenzione a mia porla gioline. Allora, arrivederci, le cose a lei, a voi altri, e ormai ci ricresce questa cosa, la Migro non doveva farla. 7.45. Ecco. Aspetta Daniele, neanche. Daniele. Devo darti un omaggio. Dopo ti saluto. Dai, un grazie di cuore dalla sciora Migros. Bravo Daniele. Bravo, ciao, grazie, bravo. Buona continuazione. L'Antonio. L'avrà trovata quel bionda. Quel giovanetto. Ecco. Allora, gli hai portato il latte. Di nuovo, sciora. Tante belle cose. Magari in vacanza, eh? Boh. Sono ancora andato. Per chi è? Per me? Per te, piccolino, per i bambini. Grazie, Flora. Due bacini. Addio, addio, mia bella Migro. Ritorna pure a Sant'Antonino. Un vuoto tu hai lasciato fra tutti noi, essendo anziani. Ciao amore. Addio caro Antonio, con tutte le cassiere, grazie di cuore per la gentilezza, ritorna ancora fra noi, grazie di cuore per la gentilezza, ritorna ancora fra noi. Ormai avevo più ora. Ciao carino. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ciao Antonio. Noi vuoi di lui, vuoi di lui. Ciao carino. Ciao. E mi cantami. Flora. Ehi. Scusane, la cantata le mia se, che mi vado a pagare il conto. Ma che mica fa che mi paura. No. Dopo Flora, guarda, la sciora Migros la ti regala un bel cioccolatino, in omaggio, con tante grazie, Grazie. I gloriosi camion, dopo quasi 70 anni di servizio, entrano nella storia. Heidi e Antonio, Mara e Branco, con gli altri 10 colleghi, dicono addio a quello che ritenevano il lavoro più bello del mondo, per continuare con altre mansioni la collaborazione in seno alla Migros. Ma forse lo spirito di Gottlieb Duttweiler sopravviverà grazie a nuove iniziative pubbliche e private a carattere sociale che stanno prendendo corpo. Progetti per non tagliare i ponti con le regioni periferiche del Ticino e del Grigione italiano.